Ciao Bedazzi, alla fine ce l'abbiamo fatta, eccoci qua, riuscirò a fare questo video. E quello riguardante tutta la nostra permanenza a Roma lo monterò e lo caricherò dopo. Anche perché diciamo, ho un po' di incinato, però non ho avuto il materiale che desideravo perché alcune cose sono saltate, come sai, come il villaggio di Pinocchio, l'ho detto negli shorts, poi in alcune situazioni non mi sono potuto mettere a registrare perché comunque sai, un po' eravamo all'ospedale, tra l'altro il bambino non l'ha presa bene questa volta, quindi mi sono dedicato a lui. Poi eravamo in giro e c'era troppo casino, per esempio in pizzeria ho registrato ma non si sente nulla, quindi qualche cosa la recupero, un video viene fuori, non sarà bellissimo, però ti ho promesso che avrei documentato l'esperienza e quindi la vedrai, qualcosa tiriamo fuori. In realtà oggi ti volevo parlare di un'altra cosa, di una cosa della quale ti volevo parlare ieri, però ieri mi sono addormentato perché ero troppo stanco, quindi sono salito per registrare, poi mi è preso un sonno nella miseria, avevo una voce bruttissima, cavernosa proprio, e quindi ho deciso di mettermi a letto. Pertanto, senza che ti faccia alcuna anticipazione, ti lascio alla sigla e dopo la sigla partiamo con tutto quello che oggi sarà una chiacchierata. Ecco, quindi intanto sentiti la sigla e dopo ci vediamo. Sigla! Rieccoci ragazzi, allora possiamo partire. Come ti dicevo, io sono tornato l'altro ieri di notte. Ieri mattina, ovviamente, dopo una nottata di riposo perché eravamo veramente sfatti, ho dovuto sostenere un colloquio al centro per l'impiego di Reggio Calabria. Oggi ti voglio parlare di questo. Tra l'altro, nell'articolo che è uscito sul mio blog www.pk10.com. Si parlava ieri proprio di lavoro, anche se in accezione diversa, di mobbing parlavo, quindi se ti va di andare a leggerlo mi fa piacere. Comunque, veniamo a noi. Ti volevo raccontare un poco di... In realtà non è che ti volevo raccontare, è un video sfogo. Iniziamo dando del contesto. Devi sapere che io percepisco attualmente il reddito di inclusione, che dovrebbe essere sostitutivo del reddito di cittadinanza. Ovviamente io non ho segreti, in famiglia noi siamo tre, io, mia moglie e mio figlio, ovviamente figlio a carico, e anche la moglie che non lavora, io comunque presto comincerò a lavorare, questo ne parleremo dopo, e percepiamo la bellezza di 113 euro, più, perché è giusto quando si contestualizza dire tutto, lo Stato ci dà anche l'assegno unico per Samuele, che è mio figlio, per il bambino, che attualmente è di 190 euro. Il primo anno era più alto perché pigliava il 50% in più, quindi era di 290 euro circa. Ora è sceso a 190 perché Samuele ha compiuto un anno da poco. Quindi noi in totale, come sussidi dallo Stato, prendiamo 190 euro, attualmente 113 perché io sono disoccupato. Ovviamente reddito ne abbiamo zero, probabilmente però il nostro ISEE non corrisponde ai loro parametri, oppure hanno considerato, boh, non lo so, il fatto che io pigliassi la NASPI fino a prima di fare la richiesta di questo reddito, quindi il mio ISEE nell'anno in cui ho preso la NASPI forse era più alto. Comunque non lo so, né tantomeno mi interessa, non è questo di cui voglio parlarvi oggi. Fermo restando che comunque ovviamente il reddito di cittadinanza faceva schifo perché lo pigliavano cani e porci, soprattutto i cani e i porci, senza voler offendere i cagnolini e i porcellini, non ne avevano titolo. E chi ne aveva titolo magari non lo pigliava, o se lo pigliava si doveva quasi vergognare di dire di percepirlo perché quasi quasi passava per ladro. E comunque era una cifra non altissima, però quantomeno per una persona che lo percepiva, uno, perché con 800 euro ci campa una persona a Reggio Calabria, perché con 800 euro una persona a Milano, per esempio, o a Roma non ci fa niente. A Reggio Calabria, se abiti a casa con mamma e papà o hai la tua casa di proprietà come noi, perché abbiamo la fortuna che i genitori hanno lavorato per noi, può essere che con 800 euro la spesa la fai. Però
forse anche con un figlio, anche se ti dirò la verità, i pannolini costano, abbiamo scoperto da quando siamo genitori, pannolini, pappette, latte, soprattutto il latte all'inizio, latte 1, latte 2, hanno dei costi spropositati, però a Reggio Calabria ce la si può fare. Ora, per percepire questo reddito di inclusione, io ho dovuto fare due volte sono dovuto andare al CAF per la richiesta, perché avevano sbagliato, insomma mi hanno preso due pomeriggi. Dopo fatta la richiesta ho dovuto attendere, sono dovuto andare alle poste per ritirare la carta. Le poste di Reggio Calabria, ovviamente non so come le come sono le altre, ma le nostre non è che funzionino tanto, a meno che io non trovo l'amico mio che lavora lì e magari mi dà una mano quando ho qualche problematica, perché ovviamente non salto la fila io, però quando ho qualche dubbio prima di mettermi in fila, se c'è il mio amico gli chiedo: senti, ma questa cosa me la puoi risolvere, mi metto a fare la fila o me ne vado direttamente. E in questo caso mi è pure andata bene, perché c'è questo mio amico alle poste, io non mi sono rivolto a lui, mi sono rivolto a un suo collega che dopo un pomeriggio di fila mi stava per cacciare dicendomi che non poteva darmi la carta, non so per quale motivo, in realtà ce l'avevano loro, me l'ha data, ma solo perché è intervenuto questo conoscente che era lì accanto, per caso lavorava allo sportello accanto, se no mi sarei fatto un pomeriggio di fila a vuoto. Terminata la fila ho fatto due incontri con i servizi sociali e ne ho un terzo programmato il 4 novembre. Ieri mattina sono stato quindi a questo ufficio centro per l'impiego e ci dovrò tornare il 12 novembre. In mezzo a tutto questo io poi mi sono dovuto collegare al sito dell'INPS, ho dovuto firmare patti, trattati, cazzate e minchiate varie. Perché ovviamente sono abile e arruolabile per il lavoro, e quindi per 113 euro ho perso al mese un casino di tempo. E tra le altre cose mi è stato detto ieri dalla signora, cosa che io dubito perché non l'hanno fatto mai, però boh, magari con me capita, che ovviamente se non troverò lavoro o non mi trovano lavoro, io a breve verrò chiamato per sostenere dei corsi per poi poter essere reinserito nel mondo del lavoro. Quindi io per 113 euro, secondo loro, dovrei andare a fare corsi di non so quante ore, che poi alla fine, se uno fa la divisione, praticamente mi stanno dando 50 centesimi l'ora. Quindi poi ci lamentiamo dell'imprenditore che ne dà 5 l'ora, perché quello era quello che pigliavo io, anzi io pigliavo anche di meno, a volte 3,50, ci sono state volte in cui pigliavo 2,50 l'ora per lavorare da privati, e ovviamente non è giusto, e ci lamentiamo a ragion veduta, e protestiamo, io protesto, anzi io rimando direttamente a fanculo, perché dopo un poco rimandavo a quel paese, smettevo di lavorare e andavo a cercare altro. Però non è che lo Stato si comporti in maniera molto diversa, mettici poi tutto quello che ti ruba di tasse per servizi dei quali non puoi usufruire. Io parlo per esempio del mio comune, della mia regione, non funziona la sanità, paghiamo la spazzatura e la spazzatura ci arriva sopra la testa, quei topi tanti che girano, scusatemi, ogni tanto mi scappa il dialetto, per Reggio sono più grossi dei gatti questi topi, insomma tra una cosa e un'altra belli siamo messi. Comunque, restiamo sul sussidio. Quindi tutta questa storia, allora mi hanno detto che quindi io in teoria dovrei cominciare questo corso. Ovviamente io ho spiegato alla signora: guarda, io ho già iniziato a lavorare, ora ancora non ho il contratto, altrimenti però lo firmerò a giorni, appena lo firmo vado al CAF e lo presento e gli dico di fare richiesta perché venga o sospeso questo assegno di inclusione, o nel caso loro comunque diceva che lo devono rimodulare se lì se sale. Però siccome io sempre a giorni non ne firmerò uno contratto, ma ne firmerò due, perché probabilmente inizio anche un altro lavoro, e quindi arriverò a percepire uno stipendio probabilmente normale finché lo pagano, e ovviamente io dal lato della Polisportiva Andromeda, i soldi che ricevo come rimborso spese per fare il tecnico, non ho dubbi che mi vengono pagati, perché sono persone, cioè io sento, cioè l'associazione è come se fosse, diciamo, anche mia, quindi comunque è una cosa di famiglia, quindi non ho dubbi. La presidente mi ha chiamato ieri per dirmi che mi avrebbe dato questo rimborso spese, cioè che mi ha chiesto l'IBAN, e ovviamente ieri ha fatto il rimborso, stamattina c'erano i soldi, cosa che non succede da nessuna parte, né nel pubblico né nel privato, a me la Reggio Calabria. Poi comunque l'altro lavoro che inizierò dovrebbe essere qualcosa di serio, fino a che avranno i soldi e fino a che pagheranno, anche se non, magari non pagheranno sempre puntuale, ma a me questo
già interessa a me, non importante che paghino, potrei arrivare ad avere uno stipendio tra una cosa e l'altra umano, quanto di una persona, di un italiano fortunato, di quelli fortunato tra virgolette, magari di qualcuno che vive al nord e lavora con tutti i criteri giusti. Fermo restando che ovviamente io faccio due lavori, perché io nei lavori sportivi faccio 8 ore come tecnico. Di nuoto e basket, in più mi dedico alla segreteria, faccio tante altre cose, ma poi lì il tempo si mischia. Io vengo rimborsato per queste ore da tecnico, ma gliene dedico anche tante come volontariato, e questa cosa mi fa piacere, e questa cosa continuerà sempre perché così è nata, e soprattutto quello deve essere, perché i bambini, i ragazzi, il lavoro sportivo sono come miei fratelli, quindi ci sono anche bimbi piccoli, alcuni potrebbero essere i miei figli, e io ci tengo a che loro abbiano, quantomeno per quello che mi riguarda, tutto il mio supporto, tutto il mio sostegno, e di fare il massimo per loro. Al di là di questi soldi che prendo, che se non ci saranno, se un giorno non ci saranno più perché purtroppo non ci bastano, o paghiamo lo spazio acqua, o paghiamo i tecnici, io comunque continuerò a fare volontariato, a fare quello che faccio ora anche gratis lì. Per quello che riguarda l'altro lavoro, è un lavoro sempre nell'ambito del sociale, come educatore. Posso fare un piccolo spoiler: forse avrò a che fare questa volta con persone anziane, quindi bello anche come tipo di servizio. Dovrei essere pagato regolarmente. E quindi sì, dovrei essere pagato regolarmente. Non so se puntuale, mi auguro di sì. E quindi diciamo che mettiamo la barca asciutto, come si dice alle mie parti. E naturalmente questo mi porterà, anche quando firmerò l'altro contratto, andrò subito al CAF per fare comunicazione, e sicuramente a quel punto non verrà rimodulato questo reddito di inclusione, ma verrà semplicemente, vi ho spostato un attimino, verrà semplicemente sospeso. Ovviamente l'assegno unico per Samuele rimane, perché quello comunque spetta a tutti quelli che hanno un figlio. Non so bene come funziona il discorso dell'ISEE, però a chi più a chi meno spetta a tutti, fino a che il figlio non ha l'età di 18 anni, mi sembra, forse addirittura 21 a 18 diminuisce. Comunque, quantomeno fino a che non è maggiorenne, c'è questa cosa, sulla quale noi ovviamente non è che contiamo tanto, è un aiuto, a caval donato non si guarda in bocca, però io confesso che non vedo l'ora di tornare a lavorare per poter accelerare, perché una volta che ho uno stipendio bello, perché ora arranciavo con le mie cose, ho i miei lavoretti online, ovviamente io non guadagno e non monetizzo da YouTube. Però magari se vi mettete a guardare tutti i miei video, anche se vi fanno schifo, ma per darmi una mano e posso arrivare alla monetizzazione, potete anche provarci. Però ho altre cose che monetizzo, come Hive, Steemit, una serie di cose. Questi sono dei blog del Web3, più altri lavoretti che faccio online. Poi ho degli investimenti, ricevo dei dividendi, insomma tutta una serie di cose che però lavorando posso incrementare. Il che significa che a un certo punto, se io lavoro per 10 anni con un certo tipo di stipendio che dovrei andare a prendere, mettendo da parte, sfruttando soprattutto la magia dell'interesse composto, fra quando io, non ti dico fra 20 anni, quando Samuele sarà ventenne, potrei lasciargli in mano qualche cosa che lo renda libero finanziariamente. E quindi non avrà da pensare a niente, a nessuno. Cosa che vorrei raggiungere io prima che lui faccia i 20 anni, in maniera da poterci godere poi la vita come si deve, da vivere come si deve, perché la vita non è lavoro e basta, sacrificio e basta. Bisogna godere del tempo per la famiglia, bisogna avere il tempo per i propri hobby, per i propri
passatempi e per le proprie passioni. Se uno ha voglia di leggere, deve poter leggere, se uno ha voglia di studiare, deve poter studiare, non deve fare lo schiavo per tutta la vita di altri che siano privati, che ci guadagnano e su di te ci mangiano e poi vanno a farsi le crociere alla faccia tua che sei dipendente, o dello Stato che mantiene ovviamente impiegati, dipendenti, dirigenti e soprattutto la classe politica sulle tue spalle che paghi le tasse, e loro se ne fottono di noi, soprattutto la classe politica fa solo porcherie, schifezze e danni, però ha sempre bei soldi e magari la pensione gli tocca dopo due mandati, quindi loro fanno i parlamentari, fanno i deputati, i senatori, per quanto facciamo finta due mandati e poi sono in pensione, poi continuano a romperci il cazzo e a rovinare l'Italia solo per hobby, perché tanto hanno già di che campare se volendo. Quindi non è questo il mio obiettivo è quello di riuscire a raggiungere, a essere libero finanziariamente, comunque indipendente da quello che è lo Stato italiano, perché lo Stato italiano io non voglio, infatti ci tengo a dire la richiesta che io faccio, cioè le comunicazioni che voglio fare proprio all'INPS perché prendo lavoro, è proprio perché io non voglio che loro fra 2, 3, 4, 5 mesi mi mandino una lettera, un'email, un qualcosa che mi dice mi devi tornare indietro tot soldi perché non li dovevi percepire. Perché assolutamente non gliene voglio tornare soldi indietro allo Stato io. Quello che dovevo percepire, se è giusto, è comunque ci vuole veramente un'odissea riuscire a pigliare un sussidio in Italia, a chi lo merita ovviamente, a chi gli spetta, perché a quelli che non spetta firmano due carte e gli arriva subito, non ha nessuna complicazione, però io, siccome so che io non sono uno di quelli che firma due carte e tutto gli arriva subito e non hanno problemi, so che se anche vi dovessero dare un euro in più che non mi tocca, verranno a chiedermelo indietro, e questo non deve succedere. Così come io questo sussidio l'ho preso, ma avrei preferito non prenderlo, infatti mi sono pentito subito. Per quello che riguarda la Naspi è un conto, perché erano soldi miei che ho maturato e ho guadagnato e mi toccavano proprio per il lavoro che avevo fatto prima, e la vedo così. Per quello che riguarda questo assegno di inclusione, che dovrebbe essere un sussidio dato a chi non riesce a vivere e non è manco elemosina, e io non voglio elemosinare nulla allo Stato italiano, ecco, questo non l'avrei dovuto chiedere dall'inizio, anche se fossero state 500 euro, perché io dallo Stato italiano non voglio un cazzo, visto che un cazzo mi ha mai dato, e non lo voglio, perché non voglio dipendere dallo Stato italiano. Io ho una mia idea, e la mia idea è, infatti io, le persone che stimo sono quelle, diventa ricco come scegliene uno qualsiasi, in Italia può essere un Briatore qualsiasi, un Armani, piglia uno straniero, un Buffett, un Jeff Bezos, che no, tu hai i soldi e non dipendi da nessuno, cioè non hai problemi, cioè io sostengo me stesso, cioè la spesa me la posso fare, se ho un problema me lo risolvo con i miei soldi, ti toccherò ovviamente pagare le tasse perché devi dare una mazzetta allo Stato, però non sei dipendente dallo Stato. Qui a Reggio, per esempio, la spazzatura non vengono a raccoglierla, io pagavo una per venire via questa spazzatura e portargliela all'isola ecologica, via, lontano da casa, tanti soldi ce l'ho e lo posso fare. È così per altri mille servizi. Banalmente non mi arriva l'acqua, perché l'estate tolgono l'acqua, noi abbiamo 1500 litri di cisterne con l'autoclave. Se avessi ancora più soldi, banalmente proprio potrei pigliare 5.000 litri di cisterna, metterli in giardino, cosa che posso fare comunque, probabilmente se questo è l'andazzo farò per l'estate prossima, mettermeli in giardino e ero tranquillo così. E così per tutto il resto, ho l'impianto fotovoltaico sulla testa, vendo la corrente all'Enel, se avessi tanti soldi invece di questi 15 kW che ho sulla testa, me ne sarei fatti fare 30, avrei fatto mettere invece di 3, 10 batterie di accumulo, totale indipendenza, mi staccavo dalla rete, dall'Enel, andavo a corrente a sole, via. Per esempio, anche se poi io vivo in Calabria, probabilmente ci riuscirei anche ad arrivare, perché a staccarmi totalmente dalla rete. Ma poi, per dire, se hai i soldi non lo fai nemmeno, magari non mi farei manco i pannelli solari, perché mi interessa, quanto mi arriva di bolletta, gliela pago. Per me il sistema è quello. E ci tengo a dire una cosa prima, tanto se qualcuno mi vorrà commentare, tanto a me non mi commenta nessuno perché mi guardano in cinque.
È vero che i soldi non fanno la felicità. Io probabilmente non sto dicendo questo, anche se io sostengo che fanno anche la felicità i soldi. Perché? Perché i soldi sono un ottimo mezzo per raggiungere la felicità. Ricordatevi questo. Se tu stai male, devi andare da un medico, con i soldi puoi pagare il medico migliore. Ci sono persone che non possono permettersi delle medicine e invece chi ha i soldi se le compra. E questo significa che i soldi fanno la salute in questo senso. Così io ne sono un caso, perché noi siamo andati al Bambin Gesù, il nostro figlio è stato seguito benissimo, perché noi avevamo dei soldi da parte che avevamo messo, avevamo alle spalle due famiglie che ci hanno aiutato tantissimo, perché se lo potevano permettere, se non l'avessimo avuta questa cosa, noi che facciamo? Ce la potevamo fare nel culo? Cioè, che facciamo? Mio figlio, cioè, probabilmente sarebbe successo il peggio, e se no, comunque avremmo dovuto fare ancora più sacrifici di quelli che abbiamo fatto, che poi, per carità di Dio, per mio figlio, per nostro figlio, non sono sacrifici. Cioè, io gli darei il cuore mio e la vita mia, quindi non li vivo come sacrifici, però penso a quelli che sono messi peggio di noi, poverini, e che tante cose non se le sarebbero potute permettere, per esempio stare 6 mesi a Roma in affitto senza lavorare, per esempio, no? Quindi i soldi non fanno la felicità, però vi assicuro che vi aiutano a raggiungerla. E abbiamo parlato di salute, potremmo parlare di tante altre cose che tu con i soldi paghi e che magari poco di felicità te la regalano. Detto questo era un discorso che andava fuori il ragionamento dei sussidi. Voglio, prima di salutarci, di arrivare alle conclusioni, io so, conosco di persone che hanno vissuto in posti come per esempio il Lussemburgo, dove lo Stato ti pigliava, ti dava il sussidio, ma il sussidio, cioè tu potevi stare, vivere senza lavorare con i soldi loro, e parlare di Lussemburgo per esempio è molto caro, poi ovviamente ti proponeva dei lavori e dovevi accettarli, perché se li rifiutavi perdevi il sussidio, però erano dei lavori, non uno, ti proponeva una serie di lavori, però erano dei lavori seri, cioè che ti permettevano di vivere. Io ho saputo di persone che addirittura gli è stato proposto dagli uffici del lavoro, dai centri per l'impiego, come lavoro di andare a lavorare come aiuto rosticciere in determinati posti per 800 euro, che però ovviamente, e questo lo sanno anche i centri per l'impiego, quando vai a lavorare in una rosticceria a Reggio Calabria, 800 euro possono andare bene se lavori 4 ore al giorno, ma tu non fai l'aiuto allo rosticciere, ti fanno entrare a un determinato orario e non sai quando esci, ti riduci a lavorare 10 ore al giorno, ti tocca fare oltre all'aiuto allo rosticciere anche le pulizie, cazzi e mazzi, e ti riduci che tu di quegli 800 euro sono 2,50 euro l'ora, 3 euro l'ora, e te lo propone il centro per l'impiego. Che è assurdo, cioè, quando invece questi dovrebbero combatterlo, questo tipo di lavoro. Quindi c'è una grossa c'è un mondo di differenza tra l'Italia e tanti altri paesi dell'Europa, parliamo dei paesi del nord, Svezia, Finlandia, quelli proprio sono fuori categoria, cioè noi non li raggiungeremo mai, non li possiamo manco guardare, ci dovremmo solo guardarli e vergognarci, ma anche per tanti altri paesi. Poi c'è chi è peggio di noi, però ovviamente se noi siamo terzo mondo, e se continuiamo a paragonarci a quello che ormai è diventato quarto mondo, quanto prima l'Italia lo raggiungerà. Vabbè, detto questo era anche uno sfogo che io faccio con voi e faccio davanti a questa mia videocamera. Ora io, siccome il video è lunghissimo, direi che vi saluto direttamente, vi lascio alla sigla e noi ci vediamo capace anche domani. Se riesco a montare il video di Roma, lo uscirò con due video di seguito. E tra l'altro un'ultima cosa, pensavo di fare anche qualche diretta, quindi vediamo se riesco, invece di mettere solo dei video, in determinati momenti farò anche delle dirette. Ora vi saluto, perché siamo arrivati a meno 25 minuti di video, noi ci vediamo presto, grazie per il tempo che mi hai dedicato, e se ti va metti un like, se ti fa piacere iscriviti al canale, se no va bene lo stesso, grazie sempre. Ciao, stavo buona, e ora ti lascio alla mia sigla. Ciao.